È un successo importante quello conquistato da Lecce in casa dello Spezia e che vale la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia, unica formazione di Serie B ancora in corsa. Nonostante le tante seconde linee mandate in campo da Baroni, i giallorossi hanno giocato con grande personalità, concesso poco agli avversari e segnato due gol di pregevole fattura, dimostrando tutto il valore di un gruppo di talento costruito per puntare alla promozione in Serie A. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché c'erano molti giocatori che non avevano giocato, però hanno interpretato molto bene la partita, ma principalmente hanno riportato, anche se alcuni non hanno avuto molto spazio, hanno riportato quello che è il nostro lavoro settimanale, quindi sono soddisfatto per questo. E lunedì, nel posticipo di giornata, la sfida con il fanalino di Coda Vicenza per provare a voltare pagina dopo il KO con la capolista Pisa nell'ultimo turno di campionato. E poi a gennaio il match in Coppa con la Roma contro un avversario di prestigio. È un premio per la città, per i nostri tifosi, per la nostra società, per i ragazzi stessi, no? Andare a misurarsi contro una squadra così forte per noi è, comunque sarà un test chiaramente difficile, ma lo prendiamo come un premio.